Presidente Monti, le presenta una risoluzione che riguarda le breast unit applicate alla cura del pancreas. In che cosa si distinguono, per esempio, da quelle senologiche? Beh, questa risoluzione va a parlare innanzitutto del tumore al pancreas, che è uno dei peggiori tumori in assoluto, è anche uno di quelli che fa più vittime a livello non solo lombardo ma italiano e europeo, tant'è che nell'agenda della Commissione europea è entrato a pieno titolo come una delle priorità sanitarie dei prossimi 10 anni. Così anche noi come Regione Lombardia, prima regione d'Italia, vuole affrontare questa, con questa risoluzione, la centralità dei luoghi, degli ospedali di eccellenza e di riferimento nazionale e internazionale sulla cura del tumore al pancreas. Ecco, come commissione voi avete visitato un centro lombardo qualche mese fa? Siamo stati appunto a San Raffaele, che è uno dei riferimenti regionali nazionali in questo ambito. Cosa risulta dalle ricerche scientifiche? Che oggi noi abbiamo 2 prese in carico molto differenti, quelle dei centri eccellenza, dove il tasso di sopravvivenza è addirittura anche il doppio rispetto ad altri centri minori che comunque oggi stanno operando questo gravissimo tumore. Quindi l'obiettivo di questa risoluzione è puntare sui centri eccellenza, creare delle reti di patologia, investire sulla ricerca, soprattutto in ambito di screening e di prevenzione, in quanto la prevenzione e lo screening sul cancro al pancreas è ancora, diciamo, di difficile chiarezza. Quindi vogliamo investire su questo per fare in modo che si possa sconfiggere, come già abbiamo fatto su altri tipologie di tumore, anche questo. Lei però ha anche proposto uno specifico emendamento che riguarda la sanità territoriale da questo punto di vista. Sì, assolutamente, è fondamentale puntare sul territorio, creare il connubio ospedale territorio e fare in modo che anche la medicina del territorio, i medici di medicina generale, siano implicati come delle sentinelle a segnalare quei casi che possono essere poi da verificare, anche casi di appunto tumore al pancreas. Un'ultima osservazione, è anche quello più difficile da curare, le cause alcune si conoscono ma c'è ancora tanto da scoprire. C'è tanto da scoprire, quindi con la ricerca noi dobbiamo lavorare in questa direzione per svelare, come abbiamo appunto già fatto in molto, anche su questo cancro, possibili soluzioni, possibili risoluzioni. La strada è tracciata. Sicuramente la pista che abbiamo ben identificato è quella dell'approccio multidisciplinare alle cure, cioè non solo uno specialista ma più specialisti che lavorano nella direzione appunto di una cura a questo brutto male.